Carissimissime amiche, carissimissimi amici, buongiorno dal vostro caro Giocherellone. Giocherellone che come al solito vi porta titoli spettacolari, argomenti incredibili da visionare, da ascoltare. E stamattina vi porto, per gli amanti del veganesimo e dei giochi horror, di stampo ovviamente però comico, il mitico Voltaire, The Vegan Vampire, il vampiro che aveva scelto di mangiare solo vegano. Andiamolo a vedere ragazzi insieme, che veramente fa veramente paura. Questo gioco ovviamente stiamo scherzando. Facciamo play, vedete, possiamo fare uno story mode, il boss rush, il farming mode. Perfetto, andiamo a fare uno story mode, vediamo un pochettino Voltaire che cosa ci propone. Siamo nell'interno dei boschi con una vampiressa che si vuole. Eccolo gnomo, ragazzi, il goblin. Ecco qua, guardate qui il piccolo Voltaire che se ne va praticamente. Che deve fare? Sta andando in giro. Ovviamente l'introduzione, guardate il grande coboldo, il grande orco della casa. E guardate qui sopra, Voltaire se ne va molto mingherlino, molto simpatichino. E guardate un pochettino, siamo volando praticamente tutti intorno. Bla 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 blu blu blu. E incredibilmente Voltaire, eccolo qua ragazzi, Voltaire. Il vostro caro amico, who's left is to move a B to dash cross bring your letter when your request era available. Vediamo un pochettino del mitico Voltaire. The eye of Horizon will protect your crops at a long range with a range projector. Eyes of Horizon, perfetto ragazzi. Vediamo qui, è arrivato un'email. Hey Carrie Crowbo, what's that on this brick? Looks like a letter from Uncle Frank and Stan. Frank Stan, come anche i due zii, praticamente con la doppia testa. Uncle Stan, there Voltaire, the crows tell us you made it to the graveyard without getting eaten by werepigs. That's most fortunate, this is your Frank, but your fidelist Uncle Frank would like to remind you that we inconveniently left the key to the house under the rug. And your dearest Uncle Stan would like to remind your smellist Uncle Frank that the rug is inside the house, so you will need to break it anyways. Regardless of alleged mistakes I may have made, I think it is important that you learn how to survive by yourself given your recent appetite changes. You should start by making sure you can grow your own food, so I am writing down a couple of instructions on how to get started. This crow is carrying a tiny pouch of crowberries to help you get through the day, so remember to eat whenever you get too much. Now get to eat, kid, and good luck. Get your Uncle Frank and Stan. Collect water by catching a dropling, collect seed by shaking with the plant. Perfetto ragazzi, andiamo a collezionare praticamente le varie cose, crowberry. Che cosa è questo coso? Clean file, vedete ragazzi, è grande, è grande. Every action perform makes Voltaire hungry. You are getting hungry, you must grow, harvest and consume veggies to lower your huge bell. Voltaire ha fame ragazzi, avete capito bene, è un simulatore. Clean file, plant seed, water the seed. Perfetto, ecco qua ragazzi, quindi andremo ovviamente a preparare il nostro campo. Lo vedete ragazzi, con Voltaire, il nostro caro Voltaire, che ovviamente va a mettere l'acquolina praticamente dentro al campatiello. E ovviamente non abbiamo il nostro inventario, un gioco manageriale che si gioca col joypad, molto bello ragazzi. Il vampiro che va praticamente a mangiare, vedete ragazzi, perfetto. Abbiamo anche annacquato praticamente qualcosa. Che cos'è questo coso, questo oggettino che possiamo andare a vedere ragazzi, a recuperare alcuni oggettini, quindi che sono questi legnetti. Un gioco manageriale e unito, vedete, UMA Fenty Energy Beyond Your Hunger, Faint Will Be Begin a Night Circle with a Very Aggressive Enemy, quindi molto simile a Horde, ve lo ricordate Horde? Poi lo andiamo casomai a giocare, vediamo un pochettino quindi come andare. Ovviamente Voltaire, press to place traps with stun enemies when trigger, placing traps beyond your limit will reset the oldest one. Perfetto, andiamo avanti, vedete ragazzi, addirittura possiamo teletrasportarci. Perfetto ragazzi, come potete vedere, quindi andiamo ovviamente a cercare di prendere qualche cosa. Andiamo a prendere i semielli, vedete un pochettino, ancora semielli ovviamente che vengono qui sopra consumati, non c'è nient'altro. Vedete, harvesting crop is a free and great way to control your hunger in a pinch. Perfetto ragazzi, andiamo ovviamente a prendere ovviamente questi piccoli semi che possono essere poi dopo mangiati addirittura, vedete un pochettino, quindi andiamo qui sopra a mangiare, vediamo se possiamo ricevere qualche cosa, vedete, da qualcosa. Ovviamente Voltaire mangia e cerca ovviamente di che cosa è questo? Build, che cosa puoi build? Puoi collect material by cleaning file, digging or bumping into tree and rocks. Find the building plot and select a blueprint. Place to require material complete build. Perfetto, possiamo fare il pozzoliello, ragazzi. Il pozzoliello mi piace, vedete un pochettino, andiamo a fare il pozzo praticamente, che ci permetterà, vedete, ragazzi, di andare. Ovviamente, you don't have enough materials, non è un problema.
problema con Voltaire, non è un problema Shake, addirittura qui sopra, vedete un po' di cosa sono andato a prendere, You faint and the night is happened to you, perfetto, Hearthstone Locked, vedete un po' di guardaroba di Voltaire, Change Costume and Class at your guardaroba, vedete un po' di Unlock Bones and Treats at your Reliquarium, perfetto ragazzi, andiamo ovviamente a pigliare il vestitello di Voltaire, vedete un pochettino, fra poco dobbiamo mangiare. Fang Wei Seed, a fetus of one plant infused with dark magic, prone to improve chopping, while water it, it will defend your covenant short range with melee attacks. Andiamo a craftare, vedi, in realtà non abbiamo proprio niente, vedete ragazzi, composing seed will be grand experience, compose one seed at a time or rare seed or the same time at once, perfetto ragazzi, vediamo il guardarobino, reliquarium, vedete un pochettino, non possiamo fare praticamente niente, dobbiamo solamente uscire ragazzi, e qui ovviamente Atenate press X to attack, Atenate press Y to cast your skill, perfetto, quindi vediamo un pochettino, vedete un pochettino la grande, grande attacco ragazzi, guardate ovviamente Voltaire che attacca i maligni, i malignoni praticamente, e da quest'altra parte ragazzi Voltaire si può teletrasportare, guardate i maligni che ovviamente vanno qui sopra ad attaccarci, ovviamente dobbiamo capire quanto, fin quanto possiamo resistere ragazzi, molto molto triste, Voltaire sta arrivando ragazzi, Voltaire sta arrivando, ovviamente non si ferma davanti a niente, dobbiamo dire che guardate qui sopra cosa sta succedendo, abbiamo gli occhi magici, the sun is rising, e quando il sole ovviamente va avanti Voltaire deve andare ovviamente a cercare i materiali, quindi perché Voltaire ha scelto un'alimentazione ragazzi, pensate un pochettino, ma che cosa se ne vanno questi esseri, praticamente vanno via, praticamente vanno nelle case di Voltaire, vedete un pochettino questi piccolini, dobbiamo dire la verità, guardate questo, quindi andiamo a prendere che cosa ragazzi, di nuovo qui and fate a nati sa puntarmi, perfetto ragazzi, che ho mangiato qualche cosa, non lo so, vediamo questa pianta carnivora, non possiamo fare niente, dobbiamo uscire ragazzi, perché qui sopra sta succedendo veramente di tutto e di più, la nostra acquolina che ovviamente se ne va per la sua strada, ma che cosa è sto coso, quindi dobbiamo collezionarli, vedete ragazzi, dobbiamo recepire, ovviamente cercare di attaccare questi malignoni, e ci hanno ucciso, che cosa è successo, you are so good destroyed by Dracula minions, you have lost 25, your inventory, but your power experience continue to grow, ok perfetto, andiamo a cercare di recuperare gli oggettini, praticamente vedete ragazzi, losing your house will reset your day, but your experience will not be lost, perfetto, andiamo avanti e vedere ancora cosa, chi è questa strega, la strega Olga, oh why is me, how sad a predicament, how distract a sorcerer and the unfairness of tea, to was a fine lovely morning of potion breaking and ritual performing till disaster struck, my companion of all things, Mr. Wiggles, missing all the kind soul, I this far maiden profound and per change upon encountering a sweet table hole in the ground, my weakest soul to consider itself, please kind soul, would you retrieve from my four-legged friend, perfetto ragazzi, quindi che devo fare, ma pure il topolino, praticamente il topolino ha fatto una brutta fine, vedete un pochettino, quindi ce ne andiamo, quindi da questa parte qua, e ce ne possiamo andare di nuovo ragazzi, è bello Voltaire, dobbiamo dire, vedete un pochettino Voltaire che è fatto in questa maniera, vedete un pochettino, andiamo ovviamente a pulire quello che è il terreno al fine di andarci ovviamente, e non mi dire che è tornata la notte ragazzi, è tornata la notte, quindi possiamo, dobbiamo sicuramente attaccare, vedete, per attaccare ovviamente premiamo X e Y, vedete un pochettino che cosa siamo andati qui a evocare ragazzi, ed eccoli qua i piccolini, praticamente i piccolini ovviamente ci attaccano dappertutto ragazzi, ovviamente dobbiamo capire anche dove andare, praticamente vedete un pochettino, noi dobbiamo comprendere tante cose, eccoli qua ancora i nostri mitici amici, addirittura la morte ragazzi, vedete un pochettino la morte, addirittura guardate questi qua che vengono fatti addirittura esplodere, ce l'abbiamo quasi fatta ragazzi, perché non è facile con Voltaire, vedete un pochettino questa morte, questa brutta morte che ovviamente ci va qui sopra ad attaccare, un gioco simpatico, range time le area size, ability size duration, aumentiamo ovviamente la nostra grandezza di attacco, e Voltaire ovviamente che cosa ha fatto, si è trasformato ancora, quindi andiamo ovviamente a pulire quest'area, vedete ragazzi, a recuperare tutti questi oggetti, vedete, recuperando ovviamente il nostro feed, addirittura che cosa è successo, perché aveva fame Voltaire, quindi doveva ovviamente cercare di mangiare qualche cosa, stiamo attenti perché fra poco arriveranno ragazzi, eccoli qua praticamente, quindi cerchiamo da quest'altra parte di attaccare questi altri oggettori, vedete le nostre grandi palle di fuoco ragazzi, vedete un pochettino cosa sta succedendo qui sopra, Voltaire il vampiro vegano, vedete, il vampiro vegano è tornato ragazzi, ci stanno distruggendo la casa,
ci vogliono portare via la casa di Volterra, ragazzi. È molto molto triste ovviamente questa parte qua. Possiamo addirittura entrare in casa, come potete vedere, ragazzi. È molto, se continuiamo quindi per questa parte qua, guardate questi orchi, ragazzi, ci hanno distrutto la casa. Molto molto triste. Abbiamo perso la nostra esperienza, ma dobbiamo anche capire che Volterra non è proprio un gioco per tutti, ragazzi. Abbiamo fame, abbiamo fame, quindi possiamo andare, vedete, plant. Perfetto, possiamo andare a recuperare degli oggettini, vedete ragazzi, andando a mettere, vedete un pochettino, vedete, mettiamo ovviamente la nostra grande azione. Volterra sempre più fame, ragazzi. Dobbiamo andare a recuperare, come avete potuto vedere, la nostra, alcuni oggetti, tra cui vediamo un pochettino questa cosa qua. Andiamo a distruggere praticamente, guardate, vedete un pochettino, perfetto. Andiamo a pigliare queste goccioline d'acqua, vedete, che devono essere qui sopra recuperate, ragazzi. La casa del vampiro, vedete un pochettino, quindi le gocce d'acqua le dovete andare ovviamente a prendere. Vediamo un pochettino se di qua, vediamo questo seme che è cresciuto da questa bara, ecco qua i semetti, altri semetti. Vediamo un pochettino se possiamo anche premere qualche altra cosa. Molto bello, devo dire, vedete ragazzi, guardate qui sopra, qui altri oggettini, e qui sono gli acquolini, praticamente semetti, tronchetto. Bello, bello, bello Volterra. Mi piace Volterra, ragazzi, mi piace. Ovviamente non tutti, vedete un pochettino queste acque che devono essere ovviamente recuperate. Guardate lui, guardate questo piccolino praticamente che da qua si sposta. Quindi andiamo, vediamo un pochettino, vediamo queste luci praticamente che possiamo, che ci permettono appunto di recuperare questi altri oggettini, vedete ragazzi, addirittura altri semini. E qui, eccolo qua ragazzi, e beh, bello, 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 giustamente. Volterra è un prodotto di alta qualità, lo sapevamo un po' tutti, dobbiamo dire la verità. Il cucureddu, ciao giocherone, bella live, ma cosa fai di lavoro? Il mio lavoro è fare l'architetto. Tu che lavoro fai, caro cucureddu? Cucureddu, dimmi un pochettino, parlami ovviamente di te, del tuo caro amico, praticamente del tuo grande amico. Dimmi un pochettino, la cucureddu, ragazzi, aspettiamo il cucureddu. Il cucureddu che cosa va a fare praticamente? Penso un pochettino, sarà forse, non lo so, sarà un avvocato, sarà un tecnico di cantiere, sarà un grafico, non lo sappiamo ragazzi. Il cucureddu chi che cosa va a fare, che cosa va a compiere? Quindi ovviamente dove aspettiamo la mitica voce in capitolo di cucureddu. Vai cucureddu. Aspettiamo ragazzi, cucureddu si sta forse. Allora, sono uno studente, che bello, che cosa hai scelto di studiare? Ecco qua, che cosa hai scelto di approfondire? Approfondisci qualche cosa, dimmi, parlami un pochettino dei tuoi studi. Pensa che io tanto tempo fa volevo fare il professore universitario, tanti anni fa, quando mi laureai. Quindi poi ho preferito, diciamo, andare a lavorare come appunto architetto, perché già facevo il geometra, quindi mi laureai in architettura e quindi iniziai a voler fare praticamente l'architettuncolo. Ecco qua l'architetto. E quindi ovviamente tu invece che percorso di studi hai scelto di compiere, di fare? Faccelo sapere, faccelo, comunicalo al tuo amico giocherellone, al tuo amico di sempre, si potrebbe dire. Studio informatica, bravissimo, fantastico, è sicuramente un percorso che ti darà tanti sbocchi lavorativi. Potrai fare sia concorsi pubblici che ovviamente lavorare nel privato. Io, essendo stato sia alle dipendenze come architetto, sia diciamo come tecnico diplomato che come tecnico laureato, ti posso consigliare nella pubblica amministrazione, sia a livello laureato diplomato, ti consiglio sicuramente di cercare praticamente di lavorare nel privato, sempre se tu non vuoi ovviamente fare attività come faccio io oggi di libera professione. Ecco qua, ovviamente devi avere comunque i tuoi clienti, altrimenti avrai problematiche legate agli stipendi. Ecco qua, quindi su questo devi stare ovviamente attento, mi raccomando. Quindi ovviamente poi hai tantissimi sbocchi lavorativi. Guarda qui è arrivato un'email, another letter already, I must be doing really well. Vediamo. Dear Volterra, what the flock took you so long? Never mind, your uncle Frank is still pissed about the wrong thing. You are doing great in the gathering department, it will look like you are already experimenting with the planting seeds. You still need more practice, but this time I'll be the one writing the instruction. You will find them to be much more useful than the last one. Like before, the crows will watch you. Chop chop, Uncle Frankenstein, but most Frank. Perfetto ragazzi, quindi possiamo forse andare finalmente praticamente a mettere, vedete ragazzi,
i nostri cari. Quindi possiamo, vedete ragazzi, inserire una trappolina. La trappolina farà in modo che praticamente quando andiamo, ragazzi, guardate qui, dovevamo anche fare il pozzetto, se vi ricordate, ma non abbiamo i materiali giusti. Quindi un gioco manageriale unito ovviamente a un gioco di azione, quindi molto simpatico, dobbiamo dire la verità. Quindi ci vediamo anche questi altri oggetti, e quindi pensa un pochettino, caro Cucureddu, ti puoi divertire in questa tua vita, in questa tua esistenza, a fare tutto quello che ti piace. Fai bene a studiare, perché lo studio ti permetterà sicuramente di avere maggiori sbocchi lavorativi. Puoi anche andare a fare l'operaio, ci mancherebbe, però è una questione di saper sfruttare ovviamente il tuo tempo residuo di vita. Quindi pensa che bello, come siete scusse, ecco qua, vedete ragazzi, andiamo ovviamente a comporre altre appunto composizioni. Vediamo un pochettino, sì, eccolo qua ragazzi, possiamo fare il sandwich moldy toasty, il sandwich che ci permetterà poi dopo di mangiare, quindi di non andarcene a riposare. Possiamo addirittura diventare un Voltaire femminuccia, pensate un pochettino. E questo ovviamente è Hearthstone, che ovviamente è ancora chiuso. Voltaire forse dorme sul letto, vedete ragazzi, guardate qui sopra. Quindi posso addirittura andare ecco qua il conte corvo, ragazzi, avete visto il conte corvo? È veramente fortissimo. Guardate qui il conte corvo, ovviamente va qui sopra, essere attaccato ragazzi, contro la morte c'è sempre da perdere, dobbiamo dire la verità. Ovviamente noi dobbiamo stare molto molto attenti, vedete un pochettino, con Voltaire, che è un gioco veramente bello, ricorda un pochettino Cult of the Lamb, ragazzi, dobbiamo dire la verità. Ricordate Cult of the Lamb? Guardate il dottor corvo, ragazzi, pensate un pochettino, guardate che sopra cosa sta succedendo in this channel. Praticamente vedete il piccolino, ovviamente va a acquistare, praticamente a prendere tantissimi schiaffoni, praticamente gli schiaffoni di Voltaire, ragazzi. Ma stanno arrivando ancora il conte corvo, praticamente vedete un pochettino che arriva praticamente da lontano, ragazzi, e Voltaire invece ovviamente va da vicino gli zucconi con due fave, praticamente pensate un pochettino, conte corvo fortissimo. Canazzone, ciao, sono Marco KKK. Ovviamente Cucureddu, oggi ti presento Marco Carnevale, capito bene? Marco Carnevale, il grande professore, perché qui abbiamo tutti studiato, siamo tutti molto molto bravi, e ovviamente adesso possiamo anche andare a pigliare, vedete, press di pad to the left or sell tuo opinion mentre consume bag to reduce your hunger, perfetto. E dove posso consumare ovviamente tutto ciò? Andiamo a mettere anche un pochettino di acqua qui sopra, non ce l'abbiamo ragazzi. Voltaire, il vampiro vegano, pensate un pochettino, assurdo davvero ragazzi. Qui sopra possiamo fare, vedete come si stanca veramente tantissimo Marco KKK. Ho sempre dedicato la mia vita allo studio, e lo so, Carnazione Grande, dedicato la tua vita allo studio, e poi ho incontrato Mirko Papella che ti ha fatto cambiare idea. E vabbè ragazzi, queste sono le situazioni ovviamente che a volte vengono a effettuarsi quando si fanno, si trovano ovviamente amicizie sbagliate, amicizie idonee, non lo so, caro Marco Carnevale, pensate un pochettino, il grande professore, grande studioso, grande amante praticamente della vita, perché beve a volte le birre, il professore che beve, ma una birra solamente ogni tanto, e ogni tanto forse lo si può fare, oppure forse no, non lo sappiamo ragazzi, sappiamo solamente che Voltaire si dà veramente da fare, e qui ci stanno veramente riempiendo di istruzioni, studio, niente, ovviamente copulazione, poi ovviamente hai conosciuto la moglie, e ovviamente a breve ti sposerai, farai tanti bambinielli, praticamente pensa un pochettino, il sole sta arrivando, stiamo morendo ragazzi, però di fame, quindi dobbiamo capire un attimo cosa andare a fare. Guardate il fungone, praticamente qui sopra possiamo costruire ragazzi sicuramente il pozzolone. Praticamente uno dice, caro giocherellone, ma quanti pozzi vuoi fare nella vita? Ecco qua ragazzi, qui la fame incombe, vedete, quando la fame incombe purtroppo Voltaire deve andare a dormire. Non ho ben capito, diciamo, questo fatto qua di andare copulazioni solo con oggetti non identificati, e questo ovviamente è una grande confessione che il caro Marco Carnevale va a compiere Marco Carnevale, dobbiamo dire la verità, non ce l'aspettavamo proprio da parte di Marco Carnevale questa cosa. Ovviamente a volte utilizzava praticamente le manine, altre volte utilizzava gli oggetti, però Marco Carnevale ha detto, io preferisco usare gli oggetti. Questo ovviamente è la mia dichiarazione pubblica ragazzi, che state facendo, che voglio fare, ve lo voglio dire a tutti, voglio
voglio condividere con voi questa esperienza qua, a volte paranormale. Vedete un pochettino la casa, magari più volte già hanno distrutto la casa è andata ovviamente a terra, andata a terra, e quindi dobbiamo capire come mangiare, perché ogni volta che Voltaire praticamente, vedete ragazzi, ha praticamente fame, che cosa va a compiere? Praticamente deve dormire. So, Serge can protect the group of wild, perfect, they will absorb any damage del group of wolves of fires. Sul Berris can be rebuild or replace using a soul stone. Beh ragazzi, è simpatico, simpatico questo gioco manageriale. Vedete ragazzi, andiamo ovviamente a cercare, quindi anche di mettere all'interno qualche cosa. Dobbiamo sicuramente, una cosa da fare, recuperare l'acqua ragazzi, perché senza acqua utilizzavo i panini a crudo utilizzavi per prendere qualcosa. Quindi pensate un pochettino, Marco Carnevale, il nostro grande amico, che praticamente ci dice delle cose veramente assurde. Ma l'acqua forse la possiamo prendere anche da questa parte, credo, no? Ecco qua, vedete, Chullu will reward you, we gift you feed, find some sea cracks on the ground, dig you meth and treasure. Addirittura per la copula utilizzava i panini al prosciutto. Ecco qua, vedete ragazzi, perfetto, fresh beans gli abbiamo dato. Per continuare, incredibile, do rooty foodie, vedete un pochettino, è incredibile ragazzi, ancora rooty foodie. Il ciullo ci dà praticamente la roba da mangiare, molto bene. Ovviamente Marco Carnevale ha anche le sue esperienze da condividere con tutti noi ragazzi. E intanto qui ci servono ancora dei pezzi di legno, pensate un pochettino. Quindi con Voltaire, veramente con Voltaire ci si diverte, ma soprattutto si rimane a volte veramente senza fiato. Vedete un pochettino, ci siamo stancati. Vediamo un attimo se possiamo mettere qualche cosa all'interno del calderone, vedete ragazzi, e prendere ovviamente maggiore esperienza. Vedete un pochettino, stiamo compostando praticamente qualche cosa e non abbiamo più i semi all'interno del nostro diciamo calderone. Su questo forse Voltaire invoglia tantissimo a giocare a che cosa? E giocare tantissimo al mitico come si chiamava, Age of Empire, che oltretutto ultimamente è uscito un fortissimo aggiornamento. Pensate un pochettino, avrei preferito qui sopra combattere in un'altra maniera. Vedete ragazzi, avere altre palle praticamente di Voltaire, queste palle di fuoco che vengono cacciate dal grande Voltaire ragazzi. Come vuol dire, avete, guardate qui sopra cosa sta succedendo. Voltaire il grande brufolo, praticamente il grande vampiro, la casa di Voltaire, una casa di catapecchia. Pensate un pochettino, vive nelle catapecchie il caro Voltaire ragazzi. Dobbiamo dire la verità, guardate qui sopra cosa sta succedendo. Voltaire che ci aiuta praticamente anche a capire che l'alimentazione migliore per l'essere umano è quella vegana. Pensa un pochettino caro Marco Carnevale, l'alimentazione che fai sempre tu insieme a quella là di Voltaire. Dobbiamo dire la verità, guarda questi goblin, ovviamente orchetti piccoli e vari che vengono qui sopra attaccati. Mamma mia, che colpi veramente assurdi, sono anche abbastanza resistenti. Guardate i dischi volanti ragazzi, non si ferma davanti a niente. Proiettili esplosivi, quindi faranno ancora più male. Però Voltaire sta veramente morendo di fame. Quello che io non ho capito, il vostro mitico giocherellone non ha capito ovviamente, è come andare a mangiare. Quindi una cosa ovviamente molto molto triste, dobbiamo dire la verità. Voltaire ha fame e ovviamente deve recuperare i vegetali ragazzi, vedete com'è. E ovviamente adesso sta pigliando ovviamente tutti questi semetti al fine di creare forse qualche cosa ragazzi, degli hamburger vegetali. Andiamo ovviamente a prendere ovviamente questi oggetti. In realtà il procedimento per recuperare i materiali, e vedete ragazzi, immediatamente va a fare queste cose qua. Andiamo a creare, a compostare praticamente quelli che sono questi nostri hamburgeroni, e vediamo ovviamente adesso cosa andare appunto a realizzare. Il toast ragazzi, il toast lo puoi fare? No. No, non possiamo fare niente, dobbiamo andare a seminare ragazzi. E Voltaire forse non l'ho capito questo gioco, che cosa sta succedendo? Sta succedendo ragazzi qualcosa, è uscito il grande boss, e chi se lo aspettava? Il re scheletro, guardate un pochettino chi è, Manny Calavera ragazzi. Manny Calavera è il grande scheletro, il Scully, ciao piacere, sono Scully. Tu come ti chiami? Mi chiamo Marco Carnevale ragazzi, sta arrivando Scully che ovviamente non fa altro ragazzi, guardate un pochettino, Scully contro tutti, vedete ragazzi, addirittura vedete un pochettino che cosa arriva, gli scullone praticamente, vedete un pochettino, stanno arrivando i nostri nemici, scullone, dove ragazzi ci arrivano veramente bombe dappertutto, dobbiamo stare attenti ovviamente con Voltaire, perché ragazzi altrimenti ci abbattono la casa. Ecco, è una casa abusiva che si è costruito praticamente lui all'interno di questa zona. Vedete un pochettino cosa accade da quest'altra parte qui, e guardate qui sopra ancora che cosa sta succedendo on this channel. Pensate un pochettino
arrivano, ragazzi, vedete che arrivano queste palle ovviamente assurde, queste palle giganti, vedete un pochettino. Ah, ci hanno abbattuto la casa, ragazzi. Purtroppo Voltaire è un gioco dove se non si mangia non si fa, non sopporto chi non studia. Ma tu devi, proprio dato da questa tua grande cultura, Marco Carnevale, devi imparare a sopportare le persone, devi imparare a sopportare le persone, perché altrimenti che esempio darai? L'esempio, che esempio potrai mai dare se non sopporti le persone? Quindi devi imparare molto a sopportare ovviamente le persone, perché non tutti siamo uguali, non tutti abbiamo voglia di fare le stesse cose. Lo sai questo, caro Marco? Vedete, ragazzi, è un gioco che purtroppo non ho forse ben capito. Ecco qua, non ho niente nell'inventario, non ho veramente niente, ragazzi, vedete, quindi non posso fare ovviamente, ne devo solamente combattere. Conviene, arrivo, mi tiro scudi, vedete un pochettino, possiamo anche saltare forse questa parte, per fortuna, direi quasi per fortuna, vedete un pochettino. Quindi qui dentro il caro Voltaire va, vedete ragazzi, guardate, questo qua va quasi a subire praticamente degli attacchi. Addirittura abbiamo gli autotraccianti, pensate un pochettino, quindi veramente qualcosa di assurdo. Guardate questo qua cosa sta succedendo, signori, di tutto e di più. Con Voltaire non si scherza, ragazzi, perché con Voltaire, vedete un pochettino, palle di fuoco arrivano veramente dappertutto, ragazzi, e gli autotraccianti esplosivi. Cerchiamo ovviamente da questa parte qua di fare qualche cosa. Vedete questo essere piccolino che va praticamente a cercare di alimentare la nostra bella casarella, e che sta andando veramente a fuoco praticamente, pensate un po'. E la morte, la piccola morte praticamente, e addirittura tre di loro praticamente contro una casa di Voltaire. Che cos'è? Uno sfratto esecutivo di qualcuno che non pagava l'affitto. Voltaire ha fatto una costruzione abusiva e il comune gliela sta portando via, ragazzi, veramente assurdo. Voltaire, perché non hai chiesto il permesso di costruire? Perché devi il permesso di costruire, Voltaire, e ovviamente adesso avevi la casa. Ragazzi, Voltaire dice sempre questa cosa qua, pensate un pochettino, è molto molto triste. Pensate che oltretutto possiamo salvare e uscire. Vi voglio far vedere un'altra cosa. Voltaire può essere giocato praticamente anche in un'altra maniera, story mode e farming mod. Vi faccio, chi tifi tra Israele e Palestina, preferisco non espormi, però credo che due stati debbano essere presenti in modo tale da evitare eventuali liti, ecco qua, eventuali liti, perché certe cose ovviamente non stanno andando bene. Voltaire, zio, were right about this place. Look at all those empty files just waiting to be shoved. There's an effort, I'm sure you are eager to get started on your farming endeavors, but remember to stop and smell the flower very now and then. Speaking of smell, you will probably have to deal with that full old prune, Mr. Victor. That's no way to address the land road, although he does maintain a peculiar mask. What's peculiar is how much a small human can be such a huge pain in my backside. Well, you did choose to spend all your saving on your cryptic coins instead of paying your dues. That's not fair. How could I know that the market for crypto was dying? Be that as it may, Mr. Victor won't be going on a way until a payment is met, and Ornefis must strike a deal before facing eviction. But don't worry, kid, I suspect you may be able to farm your way over this and perhaps get on Mr. Victor's good side, if he was any. Now go ahead and have a chat with the human. He doesn't bite. Dio Frank, Dio Stan. Parliamo con Babbo Natale, ragazzi, qua. Mr. Victor, hello there, floating man, floating kid these days have no, it's all those video games, load music, no manners. But of course, judging by yours rudeness, I'm assuming you are related to those conjoined charlatans. The deal I had with Frank was very simple. We would pay the rent and I would kick his butt, my leg, my short, my day care, half time, or bet, kick, like, 28.000 testi. Ecco, cosa fa il Capodanno? Vado a ballare in casa, praticamente, caro Marco Carnevale. You know the Prince of Helium going up, and I have got more to feed, my more to be precious. But beside, a Capodanno, che cosa fa a Natale? Ecco qua il vecchietto di Natale con i palloncini. I'm willing to offer you the same deal through this time. I'm looking to collect the rent and the form of the delicious fresh globe, local veggies, eggs, and never sweet the offer. Every time you decide to pay rent, I will summon a portal that leads into another of my beautiful estates. And don't ask how I put that off. Let's just say that the short
gentleness has led to me to learn quite a few party tricks through my lifetime. Alright then, I'll candle accept 4 coffin beans, 4 scullion and 4 walkers lantern to rent this week. Get to it, young girl. Balli con gasmizzone, ballo con gasmizzone, che si mangia sì il peperone. E ballerò con lui, caro carnazzone. Ecco qua ragazzi, quindi deliver item, dobbiamo trovare queste cose, quindi ovviamente non abbiamo, avete capito, tutto il lato delle battaglie praticamente, che era sicuramente simpatico, ma si dormiva troppo, devo dire la verità, con Voltaire, quindi abbiamo ovviamente questi oggettini che andiamo qui sopra, avete visto ragazzi, a recuperare un manageriale, può essere giocato per fortuna anche in forma manageriale, effettivamente tutti quei combattimenti stancavano, anche perché poi dopo ci distruggevano praticamente anche velocemente praticamente la casa e non potevamo poi dopo recuperare praticamente niente, pensate un pochettino ragazzi, molto triste, ve l'avevo detto, con Voltaire e così praticamente pigliamo questi materiali e ce l'abbiamo fatta, quindi questa è la parte dove andiamo esclusivamente a farmare significa fare il contadino praticamente. Ecco qua, questo andiamo a fare. Voltaire è un gioco simpatico che sicuramente sa il suo fatto, vedete un pochettino, vado a mettere a posizionare qualche altra cosa, scavo e preparo il campo alla parte appunto agricola, non è male come gioco, è divertente anche per vedere quelli che sono ovviamente gli sviluppi di tutto, vedete ragazzi, e noi quando in realtà Voltaire ancora una volta si mette ad attaccare, quindi dobbiamo ancora attaccare, gioco approssimativo, tu dici pure ne hanno parlato tanto bene, in realtà si va sempre ad attaccare qui sopra, non mi effettivamente, come dice Marco Carnevale è un gioco un po' approssimativo su Voltaire, diciamo che poteva andare bene anche se sì, ovviamente sto fatto qua che deve mangiare per forza, ma non ho capito come andare praticamente a recuperare i vegetali, quindi come faccio a recuperare i vegetali, vedete un pochettino, quindi vado a pigliare questa cosa, ecco, e un'altra volta a dormire, non ci siamo Voltaire, non ci siamo proprio, mi devi far mangiare, sono fatto qua che devo dormire altrimenti mi stanco, queste cose qua, non ci siamo. Il gioco però è simpatico, gli diamo un 6 perché sembra simpatichello, e qua forse l'ho capito io male, che posso dirti caro Marco Carnevale, caro amico, praticamente abbiamo parlato prima con Cucureddu, ovviamente vi vado a salutare, faccio 2 minuti di pausa e torno di nuovo con voi con altri videogiochi, oggi ho una mattinata libera, vi faccio vedere tutte le più, se non siete iscritti iscrivetevi, YouTube e Twitch sono i principali social network del giocherellone, dove potete abbonarvi, donare, ma addirittura mettere mi piace, condividere, lasciare un commento sia pubblico che privato e fare le dovute richieste. Gli altri social network li trovate in box informazioni. Carnazzone dice mamma mia, mi fa male la testa, sono Marco Carnevale, il professore mi fa male la testa. E allora ti fa male la testa, facciamo 2 minuti di pausa e ti porto un altro incredibile gioco. Ciao caro Marco, ciao mamma Marco, ciao mamma Marco.